Però volevo tornare molto indietro perché ho letto una cosa che mi ha molto, molto colpito, che di una bambina che si mette davanti allo specchio a 5 o 6 anni e che cosa succede a quel punto? Eri tu ovviamente questa bambina. Sì, e niente, mi chiudevo proprio nell'armadio. E era la camera da letto dei miei genitori, c'era questo armadio con doppia anca, quindi c'era uno specchio a destra e uno specchio a sinistra, poi gli armadi di una volta. Quindi mi guardavo, non avevo un bagaglio cinematografico grandissimo, però piaceva Julia Roberts, quindi mi guardavo tutti i film di Julia Roberts, parole e battute, mi mettevo dentro queste, mi creavo una specie di teatro con lo specchio e dicevo le battute da sola, guardavo il profilo, guardavo davanti, guardavo così e iniziavo a crearmi un pianto. Cercavo di fare queste prove ripetendo le battute come lei le faceva, con Julia Roberts, insomma tutti i tipi, poi crescendo magari dici una parola. Però era come chiudermi e trovare l'angolo in cui potevo, diciamo che era, se vogliamo fare una metafora, era il mio cammino, l'armadio. E questo perché appunto facevi recitare le battute, facevi le facce anche, immagino, no? Sì. E poi dopo però ti giudicavi, diventavi la critica di te stesso, ti davi le stellette dicendo questa è venuta bene, questa è venuta meno bene. No, poi trovavo come la pace, trovavo un momento di... sono sempre stata una bambina un po' lungo solitaria, mi sento che lo sono tuttora, e mi piaceva perché trovavo un momento di creatività, ecco, come lo trovavo nel disegno, lo trovavo mentre facevo questa specie di clown, rubavo i trucchi, cioè queste cose che insomma tutte le bambine un po' in qualche modo lo fanno, ma lì lo faccio particolarmente perché era proprio un angolo in cui mi divertivo. Poi io non avevo una cameretta proprio mia, io stavo nella stanza di passo, quella con il divano letto, apri chiudi, quindi dove lo trovavo quell'angolo se non in quell'armadio? Era questo il mio angolo proprio di privacy. Che okay, pare anche l'angolo della tua fantasia, del tuo gioco, ma all'epoca immagino che non pensavi minimamente di fare l'attrice, eri troppo piccolo oppure vagamente. Mi piaceva, però insomma non l'ho mai pensato, no, di fare l'attrice, anche perché insomma vedendo da una realtà anche lontana dal mondo del cinema, insomma è sembrato a un certo punto incredibile tutto quello che stava avvenendo, ecco. Sì, quindi era una dimensione di gioco, immagino non ci siano tracce fotografiche di quelle tue, o ce n'è? Ma da qualche parte, se vai di quell'indirizzo di casa dei miei genitori, secondo me ti diranno fuori tutto. Allora, però non andate, perché chissà, queste foto non sono ancora comparse, è giusto che appartengano proprio alla vita privata di Michela. Cominciata che io non ero una grande, non ero una bravissima scolara, ecco. E passavo del tempo con la mia nonna materna, che è ancora viva a 90 e passa anni e la saluto e mando un bacio. E passavo del tempo con lei, lei era appassionata di fotoromanzi, lei leggeva quelli della Lancio, non so, ti ricordi? Certo. Io li leggevo con lei così, poi dicevo, no, boh, non lo so, come si può fare per alzare qualche soldo così, che magari ho bisogno di comprarmi delle cassette di qualche cantante, di qualche... C'era scritto dietro, perché lei mi comprava quelle per bambine, invia la tua foto, inviato questa foto, mi vediamo tipo 2 giorni dopo, e ero minorenne, piccina, avevo 13 anni, mi iniziarono a accompagnare a fare questi primi insomma, lavoretti così, era molto, diciamo, io non c'erano i costumi, non c'era niente, tu andavi con la tua valigetta, ti mettevi dentro 2 o 3 t-shirt, i cani, facevi queste foto. Ho detto, guarda, arriva il primo giorno, mi raccomando, devi arrivare in questa zona, nel verde, un po' in periferia, che si chiama Azza, Alba Roberto. Io ho detto,
Oddio, siete matti, e lì c'è la mia comitiva, io ho 13 anni, c'è quello che mi piace, proprio all'Azza, è proprio in tutta Roma. Mi manda una foto al giornalino di Cioè, e le foto dove le vanno a fare, nella zona dove... fu una cosa di un ridicolo, mi vergognai tantissimo, perché io ero imbarazzata perché c'era tutta la mia comitiva davanti. Lì a guardare tutto. E mi prendeva in giro, diciamo. Scema che fa, c'è un fotografo che fa go go sorridi come io sorridevo, facevo le pose e loro mi guardavano, mi prendevano in giro, ovviamente facevano bene in classe il giorno dopo, anche perché ero lì che mi dicevano ma stai facendo i fotoromanzi, mica stai facendo il film con Verdone, e quindi accusai il colpo, però era la strada per cominciare, la strada insomma in qualche modo una la deve trovare, uno sa la sua, il suo percorso, proprio inizio.